Ah, quella. Cioè, sia il peso che anche la massa, chiaramente, da vabbè, ovvio. considerare. Fisica è fisica. Come dire, Giove è molto più grosso di un buco nero, ma molta meno massa, no? Cioè, voglio dire, il buco nero gli fa il culo a Giove. Se Penso lo che faccia magna. il culo un po' a tutti il buco nero. Appunto. Poi, più è piccolo il buco nero, e più la massa, È più. più è Disastro, un di sicuro casino sì. No, una comunque, però, ma si siamo apre un arrivati. mondo. Sistema di pianeta. Vabbè. Sistema non solare, però. Comunque. Eccoci qua, un'altra seratina di chiacchiereggio. Bene, intanto volevo far vedere a tutti che ci sono arrivati. Le prime due bici, che una già non c'è più, con i colori nuovi Rocky, che sono spaziali. Allora, vederlo dal vivo è un'altra cosa, è veramente unico sto colore. Fuori dal sole, quando facciamo provare le biciclette, è un colore che rimangono tutti spiazzati, perché è un accostamento della Madonna, è bellissimo, bella, chiara, non sono le classiche bici nere, e che comunque a me piacciono. Questa è una bici vivace, no? Bella solare, direi. Il nero, poi questo azzurrino e il giallo, spettacolare. Ovvio, hanno i loro nomi, no? È un laurone questo colore comunque. Una delle bici più belle a livello di colore. Mi bacio. Ocio! Ho capito, cadi sull'acido. Che mi spianto bello grosso. Allora, cose gli parli tu. Visto che abbiamo detto sempre che Rocky Mountain c'ha la mountain bike nel nome, no? Ma sì, c'è anche un'altra cosa nel nome, c'è il rock. Infatti il titolo di questo video probabilmente sarà la nuova Rocky Mountain e i colori del rock. Bello, eh? Perché questo? Perché partiamo, facciamo 70, 80, 90 invece, Black Dog, Led Zeppelin, quindi 70. Parliamo del rock nudo e crudo, quello proprio la partenza, diciamo, di tutto, no? Poi andiamo sugli anni 80, le Air Band, gli Scorpions, forse però Window Chain ancora anni 70. Il nero è Black Dog. 1990. Come 90? No, Window Chain 1990. Oh, sono passati 30 anni. Comunque gli Scorpion sono le Air Band anni 80, insomma, rappresentano quelle album band. Crazy World, Black Dog, Led Zeppelin, Wind of Change sarebbe il celestino, il celestino, questo qua che non è grigio ma è un colore che al sole poi è uno spettacolo. E poi dopo c'è il Big Cheese, che è una canzone dei Nirvana, che non mi fa impazzire. Emblematico degli anni 90, è un gruppo emblematico. Quindi, comunque sia, diteci se preferite i Led Zeppelin, gli Scorpions o i Nirvana. Secondo me Led Zeppelin a mani basse. Se non vincono i Led Zeppelin, no, sarebbe anche il primo, forse il primo sondaggio dove non vincono i Led Zeppelin. Dove non vincono i Led Zeppelin, sì, forse sì. Sarebbe sapere chi ha fatto sti colori qua, se ha pensato a sta cosa oppure no. Probabilmente sì, perché sono proprio i nomi delle canzoni. Prendevamo spunto da questa bici che ci è arrivata in versione alluminio, no? Esatto, esatto. Per dire che ovviamente sul carbonio fanno la stessa bici con lo stesso colore, anche in carbonio. E volevamo un attimo così un paio di impressioni, magari anche da voi nei commenti ce lo potete scrivere, su le varie differenze tra i telai in carbonio e i telai in alluminio o full carbon, oppure anche col carro in alluminio e il triangolo anteriore in carbonio. Perché? Perché molti me lo chiedono in negozio. C'è ancora la convinzione che il telaio in carbonio sia preferibile esclusivamente perché pesa di meno. Non è così, e non è neanche vero che su tante bici pesi così tanto di meno, parlando di e-bike da enduro. Il telaio carbonio è molto 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 più reattivo rispetto a quello in alluminio. Diciamo che una bicicletta in alluminio, prendiamo un esempio come o la Rocky, la stessa che c'è qua dietro, la Altitude, o anche la Crafty, perché fanno Crafty alluminio e Crafty carbonio con Mondraker. Ho l'esperienza di miei amici che sono partiti con la Crafty, per dire, in alluminio, e sono passati in questo anno alla Crafty in carbonio, e stessa bici, stesso montaggio, stesse ruote, stesse sospensioni, due bici completamente diverse. Ma non tanto per il peso, un po' incide anche quello, ma proprio per la reattività.
cioè il pensiero dell'atleta che sta sopra viene trasmesso alla bicicletta molto più velocemente. Basta fare un piccolo movimento e la bici segue il movimento che vuoi fare molto più velocemente nel telaio in carbonio rispetto a quello in alluminio. Diciamo volgarmente noi in negozio che la bici in carbonio è un po' più racing e la bici in alluminio è un po' più comoda. È anche vero che la bici in carbonio è più pericolosa proprio perché si muove molto più velocemente rispetto a quello che noi facciamo poi sulla sella. La scelta è una scelta da fare, sì, soprattutto dettata anche dall'investimento economico che uno vuole affrontare, perché il carbonio costa di più. È anche vero che provando una bici in carbonio è difficile tornare poi sull'alluminio. Se riesci a guidare bene una bici in carbon, tornare sull'alluminio si perde un po' quel gusto di cambi di direzione molto più veloci. Non che le bici in alluminio non vadano, va tutto bene, solamente che ecco, le differenze fondamentali sul telaio carbonio e telaio in alluminio non sono esclusivamente sul peso, ma sono realmente sulla reattività che ti dà il telaio. Quindi risponde ai nostri movimenti in modo molto più secco e reattivo. L'alluminio ci mette un po' di più, ma parliamo di piccolezze che però si percepiscono bene. Tu hai mai provato bici in carbonio? Io l'ho provata una volta solo, una bici in carbonio, una Santa Cruz Eckler, però è stata una prova sporadica, sì, diretto così per divertirmi. Per il resto ho provato solo bici in alluminio. E ti trovi bene comunque? Io mi trovo bene con l'alluminio, infatti. Ma un altro che posso dire che parla bene anche delle bici in alluminio è Cesar Rocco, il fondatore di Unno, pioniere della Forward Geometry. Spiega come per il cross country ha molto più senso sotto il punto di vista del peso, magari. Per discipline come l'enduro, lui dice che non è sempre detto che uno si trovi meglio con una bici in carbonio. Anche perché bisogna pensare anche a chi non è un campione, eccetera, eccetera. Ma infatti, quando diciamo bici comoda, bici comoda vuol dire che ti salva il culo fondamentalmente. Esatto. Proprio questo. Proprio che puoi anche andare tranquillo. Non è che dobbiamo uscire tutte le domeniche e andare a fare il tempo, perché sennò torniamo a casa che non siamo contenti. Andiamo a divertirci, bici in alluminio, il 50-60% delle bici che sono in giro sono in alluminio. Ci sta che il carbonio, cioè, su certi montaggi le bici in carbonio sono fatte col triangolo anteriore in carbonio e il carro posteriore in alluminio, che questo compensa un po'. Sì. Quindi rende meno reattiva la bicicletta, comunque hai sempre un pregio del carbonio a livello di vibrazioni, e però il carro ti regala qualche cavolata in più, no? Riesci a stare un po' più tranquillo, anche se ti vuoi riposare su un sentiero, vai giù un po' più tranquillo, ok? Quindi il misto esiste. Se uno vuole fare il racing, deve andare comunque su una bici cattiva full carbon. Ormai sì, da quel punto di vista. Adesso poi non c'è più nemmeno l'immaginario che c'era 4-5 anni fa, che il carbonio si rompe. No. Cioè io ho cambiato in garanzia molti più telai in alluminio che in carbonio. Il telaio carbonio non ha problemi di rotture perché è in carbonio. No, rotture avvengono se c'è un difetto di fabbrica ma coperto da garanzia, oppure se la schianti contro un albero a 60 all'ora. Chiaro. Cioè carbonio è carbonio, perché se ne vedono tanti di, tra virgolette, telai cinesi comprati a 300 euro, pronti per essere montati con chissà quale motore, dopo lì un salto in mezzo alle pietre io non lo so se lo farei. Si va dal dentista immediatamente. E comunque anche la diceria che appunto oppure il pensiero che una persona può avere, carbonio vale, alluminio non vale, è completamente sbagliato. No, addirittura mi ricordo quando i primi anni nel negozio ci arrivò la Fox XR, sì, alluminio, quella blu. Sì, assolutamente, bellissima. Uno spettacolo, bellissima, saldature tirate a lucido, non pesava niente con la bici. No, ma infatti non è... Era impressionante. Dipende poi uno come lavora, carbonio e come lavora l'alluminio, che tipo d'alluminio, ma tutte cose che poi sono tecniche, non neanche le sappiamo noi tutte quante. È un dato di fatto che comunque la bici comunque in alluminio, cioè con tutte le prove fatte, è molto molto più comoda. La carbonio devi essere un po' più racing,
oppure volere essere racing. Adesso non è che sì, ma poi ci sta anche la condizione mentale, no? Il gusto di comprare qualcosa perché rappresenta un qualcosa che ti piace. Sì, magari tu vai piano, ma comunque sia ti piace una bici in carbonio perché ti piace e la prendi, la compri, la compri, magari c'hai più feeling perché sei contento di averla. Ci sono anche questi fattori. C'è anche poi da considerare la distribuzione dei pesi dentro la bicicletta, che non è sempre una bicicletta pesante e poi pesante da guidare. Per dire, l'esempio ce l'abbiamo qua dietro con una bicicletta da 24,8 kg, che quindi non è leggera. Io sfido chiunque a fare un qualsiasi giochettino sul parcheggio con questa bici e non avverti il peso. Non c'ha, cioè c'ha il peso, però non si avverte il peso dei 25 kg. Per dire, tirarla su in manual è molto più facile tirare su questa qui che altre bici in carbonio che dichiarano magari 20 kg, 21 kg, 22 kg, quelle super wow, però con distribuzione di pesi diverse risulta più difficile. Bisogna un attimo valutare tutto l'insieme: carbonio, non carbonio, alluminio, pesi, non pesi. Abbiamo parlato della Foxy e il podcast che è uscito questa mattina, signori, è su Mondraker. Su Mondraker, oppure Mondraker, come sarebbe da dire. Mondraker. Sì, no, lo so, però anche lì quando ti abitui a chiamarla per anni e anni, Mondraker, 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 dici Mondraker, come Mondraker. È un marchio che ci accompagna da sempre. Io mi ricordo il giorno in cui ho trovato sto marchio qui, che fanno mountain bike spagnole, sono spagnoli, e io ti ho detto, no, dai, oggi te ne devi uscire con un'altra delle tue, adesso gli spagnoli che fanno. In realtà è bastato guardare un attimo i modelli eccetera eccetera e ci hanno subito colpito, e da allora sono sempre rimasti con noi. Sì, dal primo giorno, quando abbiamo fatto l'inaugurazione del primo negozio, avevamo penso gli unici estremi. Penso gli unici in Italia avere dentro una Sumum. Sumum e Podium, e la Podium, i due estremi, la cross country, tacco mano blu integrato, tutto il telaio bellissimo. La cosa era verde, Podium era nera e verde, come i colori della Mondraker, quella nuova. Sì, 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 non proprio uguale, però abbastanza simili. E poi niente, via Foxy, Dune. Con la Dune ci siamo divertiti abbastanza. Dune ci siamo divertiti, abbiamo provate tutte le... E poi io personalmente ho iniziato ad andare abbastanza seriamente con la Crafty. Tu muscolare sei stato ancora il primo a prendere la Crafty, quella da 27,5 plus, plus arancione muscolare, arancione. E che l'anno dopo è uscita l'elettrica su quel telaio. Sì, bella storia Mondraker, veramente. Ne parliamo nel podcast che è uscito questa mattina, spieghiamo come sono arrivati ad essere un top brand e in che modo sono riusciti a diventare un top brand. Sentitelo perché è interessante anche per capire da dove nasce, no? Una fabbrichetta, sì, sì, da 10 persone neanche, arrivare ad essere una multinazionale che vende in tutto il mondo, vince le gare o se non le vince comunque è tra i primi. Nuovo stabilimento appena fatto, anzi se potete andare anche sul sito Mondraker, guardatevi cosa hanno fatto l'anno scorso, che stabilimento che hanno fatto per stare al passo con le varie consegne, perché non dimentichiamo che Mondraker è una delle poche nel mondo e-bike e bici che ha consegnato, e ha consegnato tutto il preordine. Tutte le bici che dovevano essere consegnate, o quasi tutte, sono state consegnate. Non ho io feedback che altri marchi, anche molto più grossi, mi hanno fatto lo stesso. E tanto di cappello Mondraker, come tanto di cappello Rocky, che ci abbiamo già. Esatto. La prima 2023 da vedere almeno. Poi, gennaio, febbraio, arriveranno altre, però tanto di cappello. Grandi Mondraker. Ascoltateci e diteci tutto quello che dei podcast e tutto quanto. Vi ricordiamo che ci sono tutti gli altri marchi che vendiamo nei podcast. Eh sì, poi piano piano siamo avanti, eh. Esatto. Adesso cerchiamo se piace il format, ci stiamo cercando di attrezzare bene. Sì, sì, siamo sempre in costruzione noi. E via ragazzi, sempre dai, in movimento. Buona serata. Andale, andale. Ciao, ciao.